Non tutti i ragni presenti in Italia sono pericolosi. Se consideriamo che in Italia sono presenti circa 1700 specie di ragni e solo due sono pericolosi per l'uomo oppure per gli animali. Questi due ragni possono essere ricondotti alla famiglia delle Latrodectus, come la cosiddetta vedova nera, la mammignatta, oppure alla famiglia degli Loxosceles, il cosiddetto ragno violino tricolore. Normalmente questi ragni possono causare delle disfunzioni, arrossamenti, necrosi, il primo anche una paralisi facciale, crampi, tremori, ma difficilmente portano alla morte. Però può succedere che nelle persone ipersensibili oppure ipersensibilizzate si può creare una reazione abnorme dovuta a una risposta del sistema immunitario che scatena una reazione vera e propria che porta alla morte, chiamata shock anafilattico. Nei casi più gravi, questa reazione può portare alla diminuzione della pressione perché c'è una vasodilatazione e un accumulo di liquidi abnormi nei tessuti che può provocare un abbassamento della pressione sanguigna con conseguente collasso e coma. E nei casi più gravi si può avere lo shock anafilattico sistemico, con naturalmente la morte del soggetto.